intanto grazie per l'attenzione, perché questo è un momento significativo soprattutto per Abbi Terme e per quanto riguarda quello che è un servizio di polizia stradale. Noi siamo a piedi, siamo senza macchine perché in questo momento macchine vecchie non ci sono neanche i soldi per poter aggiustare quelle piccolezze che ci consentono di metterle su strada. Ma è un discorso che viene da lontano e da lontano in maniera anche positiva, se vogliamo. Il riflesso qual è? Noi abbiamo cominciato nel 2006 con l'autoscarpa delle volanti di Alessandria. Ma perché? Perché paradossalmente, grazie anche al lavoro sindacale, siamo riusciti a migliorare le turnazioni continuative del personale e quindi grande efficienza, si era passato da una macchina che girava come polizia sul controllo del territorio H24 a tre macchine. È chiaro che aumentando il numero delle macchine sul controllo del territorio aumentavano i chilometri che si macinavano e le macchine sono scioppate. Per cui in quel preciso momento noi ci siamo detti ma probabilmente è stata colpa nostra, perché abbiamo creato un livello di efficienza tale nell'interesse della gente che guarda caso forse è meglio non crearla, perché appena tu crei un po' di efficienza in più con quello che ci passano, d'altra parte quello è l'orientamento, non puoi avere un supporto, un certo limite di mezzi, dei mezzi che sono previsti dal decreto così come il personale. Però abbiamo detto, se noi cerchiamo di fare in più, questa è rivolta ai politici, a chi ci governa, se appena fai di più ti scoppiano le macchine, per cui converrebbe fare già quel tanto che basta per poter garantire un servizio normale. Quindi fatto questo abbiamo pensato a niente di sistemico. Io paradossalmente poi per la mia attività ho fatto parte di una commissione automezzi nazionale e lì dopo 2 anni dalla mia richiesta si è venuto a capo di tutti i mezzi di tutta Italia. Quindi in sostanza io sapevo esattamente dopo 2 anni tutti questi dati che ci hanno dato al Ministero quante macchine esattamente erano previste per ogni questura, per ogni posto di polizia stradale e quante macchine realmente c'erano. In più il lavoro è stato certosino da parte sindacale, veramente un bel lavoro, nel senso che abbiamo chiesto anche le macchine, l'anno di immatricolazione, i chilometri percorsi. Per cui da lì potevamo desumere anche un quadro descrittivo di tutti. L'ultimo dato però che io ho è del 2012, perché poi con la spending review noi non abbiamo più fatto parte di questa commissione perché l'hanno bloccata. Il dato è stato defenestrante perché per la polizia stradale addirittura era l'ecatombe. Già nel 2012 noi rispetto a quante macchine avremmo dovuto avere ne avevamo 620 in meno. Un dato micidiale. L'anno di immatricolazione, altrettanto pericoloso, i chilometri percorsi, ancora di più. Problema, la manutenzione. Avevamo dei bilanci, i nostri bilanci prevedono diverse voci, hanno la voce dei carburanti, hanno la voce della manutenzione, hanno la voce dei buoni benzina, del noleggio delle macchine, le voci che servono per un istituto. In più ci sono i soldi della manutenzione. Quindi il dato paradossale che abbiamo scoperto è che noi sui 23 milioni, ripeto, è un bilancio del 2011 perché poi non conosco altri bilanci, in quell'anno praticamente noi avevamo 23 milioni di euro, se ricordo bene, previsti per quanto riguardava i carburanti, ma metà di questi soldi noi avremmo dovuto tornare indietro allo Stato, è paradossale, cioè lo Stato che paga lo Stato, la metà di questi soldi per pagare le accise. Ovviamente non si potevano levare nel bilancio complessivo dai carburanti, perché sennò saremmo rimasti a piedi. Momentaneamente, in attesa di ulteriori fondi, questi soldi sono stati levati dalla manutenzione, che aveva un bilancio di 16 milioni di euro, ricordo benissimo. Da 16 milioni quindi siamo scesi a 4 milioni e mezzo. Su 4 milioni e mezzo è chiaro che mancavano anche i soldi minimi per poter aggiustare le macchine in tutta Italia che si sfasciavano. Macchine che in certi momenti, in base all'anno di immatricolazione, perdevano il pacchetto aggiuntivo, quindi praticamente dovevamo spendere e basta. Il discorso si sapeva che saremmo arrivati in queste condizioni ed ha qui oggi il primo anello che salta di una lunga catena che già era previsto che saltasse, perché accanto a questo dato nazionale, Alessandria già sapevamo nel 2012 che avevamo 8 macchine in meno rispetto alla previsione, ma con dei chilometri allarmanti. Oggi io l'ho scritto, sono dati perfettamente avuti dalle commissioni che abbiamo. Alessandria lavora a livello sindacale, ha tutti i dati descrittivi. Noi su Alessandria, per esempio su Acchi, c'erano 3 macchine che avevano già, una era già stata, per la quale era stata richiesta per l'uso, e 2 macchine che erano oltre i 200.000 km.
dato di 3 mesi fa, quindi nel frattempo hanno macinato altri chilometri. E oggi è paradossale, fra l'altro, che si fermino perché magari c'è da cambiare la batteria e non c'è la batteria. Però quando cambieranno la batteria, non è che posso fare lo sconto, cioè sempre 202.000 chilometri sono. Qual è la possibilità che lo Stato possa pianificare per la polizia stradale ulteriori mezzi? Dipende dalle previsioni, noi siamo molto scoraggiati da questo punto di vista. Quindi c'è un riflesso ma negativo, un'implicazione su quelli che sono i livelli di sicurezza, ma sapete benissimo che la strada non fa solo sicurezza stradale, ma fa anche quei controlli amministrativi che ci consentono di essere tutelati anche nell'attività, voglio dire, bar, quelle che sono le condizioni di trasporto merci e via dicendo, tutte quelle cose per cui siamo veramente nell'interesse del cittadino, vicino al cittadino. Ecco, questa deve essere un colpo forte per Acqui innanzitutto, perché subito diano delle macchine per evitare quello che sta succedendo adesso, di dover spostare un presidio da Acqui Terme. Siccome noi non abbiamo la cassa integrazione in deroga, ma per fortuna, noi lavoriamo sull'autostrada, con tutti i riflessi negativi del caso, perché chi lavora sull'autostrada dopo un anno, 2 anni riesce ad avere dei meccanismi anche di difesa, di sicurezza personale che sono molto diversi dall'attività ordinaria, per cui all'improvviso andare a lavorare sull'autostrada comporta dei rischi che sono molto forti. Quindi noi questo lo dobbiamo dare immediatamente, le macchine per Acqui, per rimetterle in piedi. Quindi noi chiediamo che tutte le forze politiche di Acqui si mobilitino perché siano date le macchine su Acqui Terme, e dopo cominciare a passarsi una mano sulla coscienza e cominciare a avanzare gli altri distaccamenti, Serravalle, Valenza, Cortona. Noi abbiamo questi problemi per fortuna sull'autostrada, perché le macchine ovviamente sono date in dotazione dall'ente autostrada. Quindi il problema è sull'attività ordinaria della sezione e dei distaccamenti. Questo è il brutto della situazione, però la speranza è l'ultima a morire, come si suol dire.